Avete qui una frase abbastanza lunga davanti che dovete un po' scomporre. Si parte dal verbo principale che, come vedete in fondo, traditum est, è stato tramandato. Il participio al neutro perché questo qui in realtà non ha soggetto, o meglio, è un verbo passivo che ha come soggetto l'infinitiva, che voi vedete qua, grecos, poi avete monitu, minerva, equitum, eccetera, eccetera, fecisse. Quindi io tradurrei subito la infinitiva. È stato tramandato che i greci abbiano fatto che cosa? Un cavallo di legno di grandezza straordinaria, multitudo, multitudinis, secondo il suggerimento di Minerva. Poi traducete la narrativa, inizia con cum e c'è un congiuntivo più che perfetto. Essendo stati costretti con ati essent per 10 anni a assediare Troia inutilmente, frustra un avverbio. Poi fate la relativa che trovate in quo milites includerentur. Questo in quo è un pronome relativo che si riferisce all'ignium, perché non si può riferire a multitudinis perché è femminile, l'unica cosa a cui si può riferire è l'ignium. Quindi, nel cavallo nel quale i soldati erano inclusi, cioè chiusi, erano racchiusi. Ora, come vi spiega bene il libro, nella nota 2, questo verbo è al congiuntivo imperfetto perché in realtà questa è una relativa impropria, che vuol dire che è una relativa che ha valore finale, cioè si è raccontato, è stato raccontato che i greci abbiano fatto un cavallo ligneo affinché al suo interno chiaramente i soldati fossero inclusi. Però se voi lo traducete con una narrativa nel quale i soldati fossero inclusi, cioè traducendolo così, in realtà già si capisce in italiano, quindi lasciatela così com'è. La frase successiva, scrissero, iscrissero sui lati di quello, cioè del cavallo, poi come vedete c'è di nuovo un infinito. Dai. Gli scrissero sopra, cioè scrissero sopra sono chiaramente i greci. Allora, scrissero sui lati del cavallo, di quello, cioè del cavallo, che i Danai davano quello, cioè il cavallo, come dono di Minerva. E perché ho scritto come no, dono? Perché vedete che donum, oppure davano quel dono a Minerva. Quindi scrissero che i Danei davano quel dono a Minerva. E sull'isola di Tenedo, ora questo, so che Tenedo non è un genitivo, ma quello che in italiano si direbbe città di Roma, in latino si diceva città Roma, perché diciamo Tenedo è di fatto la posizione di insula. Si nascosero con la flotta. I troiani, quando videro il cavallo, ritennero, ed è passivo perché è deponente, che i greci fossero andati via discendo. Ma Laoconte, sacerdote di Apollo, sospettando
avendo sospettato, scusate, l'inganno di Ulisse. Ora, il libro vi dice: participio di un verbo certamente deponente, da che cosa lo si deduce? Lo si deduce dal fatto che suspicatus legge il complemento oggetto, avendo sospettato l'inganno di Ulisse. Ora, è del tutto evidente che il participio passato in latino ha sempre, sempre, sempre il valore passivo, quindi non dovrebbe avere un complemento oggetto. Lo ha sempre tranne nei verbi deponenti, i quali hanno il participio passato con significato attivo, ed è per questo che dorum può essere complemento oggetto. E quindi, avendo complemento oggetto, suspicor è sicuramente deponente. Quindi, Malaconte, sacerdote di Apollo, avendo sospettato l'inganno di Ulisse, persuadeva i suoi, anche se questo qui è un dativo, cioè cercava di convincere ai suoi, se volete, ma in italiano si dice persuadere i suoi, che, questa è una completiva, gettassero l'opera nel mare, opus operis, e questo qui è un congiuntivo imperfetto perché è contemporanea all'azione di persuadere, e bruciassero, lo bruciassero chiaramente l'opera con le fiamme, nelle fiamme, se volete. Tuttavia, i cittadini non obbedirono Pareo a lui. Ora, perché traduco a lui e non al quale? Perché questo è un nesso relativo, cioè i relativi a inizio frase in determinate condizioni, cioè se non c'è una preggente, e qui non c'è una preggente perché come vedete qui c'è un et, valgono come un pronome dimostrativo, si chiama nesso. E Priamo comandò l'opera mirabile fosse condotta, infinito passivo, quindi questa qui è chiaramente un infinitivo il cui soggetto è normalmente all'accusativo ed è dopus, fosse condotto in città e davanti alla statua di Minerva, notate che ante sta con simulacrum perché ante regge l'accusativo e non il dativo o il genitivo, fosse deposta sulla Acropoli. Questo deponi è sempre un infinito passivo che ha sempre come soggetto opus. Di nuovo una narrativa, essendo sopraggiunta la notte, ma essendo sopraggiunta la notte, anteriorità rispetto a un tempo storico, mentre tutti dormivano. So benissimo che questo qui è un presente, ma dum regge sempre il presente. Mentre tutti dormivano, i soldati ruppero i lati, i fianchi, se volete, latus lateris del cavallo. Notate che il genitivo è spesso prima del nome a cui si riferisce, e usciti dal ventre di lui, cioè del cavallo, egressi viene da egregior, anche questo è un verbo deponente, ma perché non è attivo? Perché uscire è un verbo intransitivo e quindi non può avere il complemento oggetto. E essendo usciti dal ventre di lui, aprirono le porte ai loro commilitoni.